Guardate. No, raga. No, raga, follia. 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 Mi stanno fightando davanti quattro persone e io sto davanti a uno scagnozzo. Benvenuti, signore e signori. Questa non è l'Europa League, la Champions League. È semplicemente un video di Fortnite. E l'obiettivo di oggi è solamente uno: fingerci gli scagnozzi di Star Wars. Sì, lo so ragazzi, questa sfida è abbastanza folle, ma io sono sicuro che con il vostro aiuto, anzi con il tuo aiuto, ce la potrò fare. Quindi mi raccomando, lascia un mi piace in questo momento e augurami buona fortuna qui sotto nei commenti. Tra l'altro, se ve lo siete perso, potete recuperare anche il video che abbiamo fatto pochi giorni fa. Oh, mi spara il nemico. Mannaggia, lui mi ha visto. Mi ha sgamato, ragazzi, ma l'ho killato. Fermi tutti. Proviamo a farci uno shieldone, sperando che nessuno ci veda. Quello che ci serve è l'arma degli scagnozzi. Adesso andiamola a prendere, ragazzi, e speriamo bene, perché mi serve per forza. Dov'è? Eccola qua. Dammi un'armozza. Perfetto. Con quest'arma, in teoria, dovrebbero scambiarci per degli scagnozzi al 100%. Come vi dicevo prima, se ve lo siete perso, potete recuperare anche l'altro video di Star Wars, in cui invece che fingerci gli scagnozzi, ci fingiamo direttamente il boss. Adesso però è il momento di prendere il joystick, signori, e fare la camminata lenta che si può fare solo da joystick. E vediamo se arriverà qualche nemico che ci confonderà con dei veri e propri scagnozzi di Star Wars. Ragazzi, la vita da scagnozzi è dura. Guardateli qua come girano e come camminano. Guarda, proviamo a camminare come loro, ok? Ce la sto più o meno facendo. Forse sono leggermente riconoscibile, ma va bene così. Va bene così. A noi interessa? No, a noi non interessa nulla, ragazzi. Io spero solamente che non arrivino nemici. Attenzione, c'è un nemico che spara la gallina. No, ho sbagliato arma. Guardate, c'è un nemico che spara la gallina. Signori, non mi vede? Non ci credo. Non ci credo, non mi ha visto. Ragazzi, il troll ha funzionato già. Cioè, non siamo nemmeno ad inizio partita e abbiamo già trollato il primo nemico fingendoci degli scagnozzi su Fortnite. Chissà se funzionerà anche con tutti gli altri nemici che stanno arrivando. Comunque è incredibile come all'inizio non ti vedano, ragazzi. Cioè, se io mi fermo qui davanti a questo scagnozzo, sono irriconoscibile. Cioè, il nemico non mi scoprirà mai. Guardate qua. Io, signori, non ci voglio credere che questa cosa sta succedendo davvero. Io vi giuro, ragazzi, che se non lasciate un mi piace adesso, questa notte sotto al vostro letto vi trovate John Pork. Ok? Quindi lascia un mi piace adesso. Signor soldato clone, che ne pensa lei del codice Lollo Pollo? Sì, è il miglior codice che la storia abbiamo inventato. Ok, grazie, signor scagnozzo. Sta arrivando un nemico che ovviamente non ci sparerà, ma andrà semplicemente dritto per la sua strada. Ma quanto è folle questa cosa, ragazzi. È decisamente folle. Io posso giocare tutta la partita con le mani in aria. Io ve lo giuro, posso giocare tutta la partita con le mani in aria. Ed è una cosa clamorosamente epica, perché abbiamo un nemico proprio di fronte a noi e non ci spara, perché non ci può vedere, perché siamo degli scagnozzi. Quanto è folle questo video, signori. Io ve lo dico, questo video non merita solo un mi piace, raga. Merita anche un'iscrizione, ma soprattutto condividetelo con i vostri amici che giocano a Fortnite e fategli vedere che cosa si può fare se avete questa skin degli Stormtrooper. Non so nemmeno come si chiamano. Ho fatto anche i capelli a tema Star Wars. Guardate, sono bianchi come la skin. E il nemico se n'è ufficialmente andato. Io sono qui, vivo, con 2 kill e 50 nemici rimasti. Siamo praticamente da più della metà della partita. È passato un altro po' di tempo e ci sono 2 nemici davanti a noi che si stanno sparando. Questo vuol dire solo una cosa: che per arrivare in safe passeranno probabilmente da qui e dovranno affrontarmi in qualche modo. Comunque, se posso darvi un consiglio e volete replicare questa challenge, una cosa che dovete assolutamente fare è mettervi vicino a uno scagnozzo, parlarci in modo che resterà bloccato davanti a voi e non desterete sospetti agli altri nemici che si avvicineranno nel corso della partita. Io direi che è davvero una delle strategie perfette e migliore che io abbia mai fatto su questo gioco. Diciamo poi che la vittoria reale ormai ci interessa relativamente, perché l'obiettivo nostro era solamente fingerci il boss e trollare i nemici, e lo abbiamo fatto subito. Comunque sta arrivando la safe. Forse ci conviene andare tra poco all'interno della safe, anche se siamo vicini, ragazzi. Quindi in realtà possiamo aspettare qualche nemico, magari che si faccia vivo. Sono talmente soddisfatto e convinto che questa strategia funziona che posso anche prendermi una pausa per bere un goccino di Pepsi Zero, signori. Anche se non mi sta facendo pubblicità, quindi signore Pepsi, se vuole può mandarmi una scorta a vita di Coca-Cola Zero. La cosa bella è che appunto potrebbe arrivare un nemico da un momento all'altro, ma a noi che ce ne frega, noi siamo degli scagnozzi, signori. È bellissimo poi come i nemici non si accorgono che siamo degli scagnozzi. Cioè, quella cosa mi fa troppo ridere. Si stanno fightando, ragazzi, e sta arrivando un nemico. Mi ha visto, mi ha beccato. Non ci credo. Fermi tutti. Fatelo fuori. Non ci credo, l'ha ucciso lo scagnozzo.
Bravo, Scagnozzo! Bravo, tu sei che fai parte della mia squadra, bro. Di certo il coraggio non ti manca, ma non manca a te il coraggio, bro, sei un pazzo. Ragazzi, il nostro amico ce l'ha fatta. Il nostro bro ha sconfitto un nemico totalmente a caso. Io potrei rimanere anche qui fermo in realtà, ragazzi. Cioè, nel senso, chi mi dice nulla? Nessuno. Se non fosse che la safe è lontanissima, quindi studiamo una strategia al volo. Ho trovato la strategia perfetta, quella di fare 1200 metri nel camion ed arrivare all'altro punto dove si trovano gli scagnozzi di Star Wars. Sarà difficile, sì, sarà molto più difficile questa missione che quella di prima. Ci vorrà infatti un bel po' di tempo per arrivare da quella parte della mappa, a meno che non troviamo un bel veicolo qui che ci permetta di arrivarci prima, ragazzi, ma la vedo dura. Ti prego, dammi un veicolo buono, quello con le ruote preferibilmente, sì, c'è. C'è, ragazzi, fermi tutti che il veicolo c'è. Fermi tutti che il veicolo c'è. Prendiamolo e andiamocene alla direzione che abbiamo prestabilito, quella dove ci sono altre guardie di Star Wars, ovviamente. Massima velocità sull'acceleratore e andiamo, perché questa è una delle sfide più epiche e che mi sta riuscendo meglio che ho fatto nella storia del mio canale. Quindi se vi piacciono queste sfide, ragazzi, non potete far altro che iscrivervi al canale. Io ve lo dico, la situazione si fa sempre più difficile. Oh no, 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 ragazzi, la situazione è complicatissima. Sto andando nell'acqua. Cazzarola, se la... Perché sto andando... pieno di nemici e sto andando nell'acqua, ragazzi. Non è una delle situazioni migliori in cui io mi sia trovato, ve lo dico con tutta l'onestà possibile. Però vi posso anche dire che siamo praticamente arrivati alla zona. Adesso che cosa dobbiamo sperare? Che sia in safe. Perché se non è in safe, raga, siamo fregati. Ah, ci sono anche dei nemici. Ci sono anche dei nemici. Il che non sarebbe male. Ma sì, in realtà è malissimo. In realtà è super male, ragazzi, se ci sono nemici. Sono sia sopra che sotto. Aiuto. Se io però esco e prendo l'arma in mano e mi metto qui vicino ad uno scagnozzo, nessuno mi vedrà mai. Guardate. No, raga. No, raga, follia. 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 Mi stanno fightando davanti 4 persone e io sto davanti a uno scagnozzo. Ragazzi. No, no, mi hanno beccato. Mi hanno beccato. Fermateli. Ok. Muori. Dov'è? Ok, no, 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 non mi vedono più. Perfetto, dov'è il mio scagnozzo di preferito? È qui, è qui. Parliamo con lo scagnozzo, ok. Adesso la situazione è completamente nostra. Non ci sta guardando nessuno, se non quello. Spariamogli, spariamogli. Ok, ucciso. Copriamoci perché ci stanno sparando anche gli scagnozzi adesso, che l'abbiamo fatta arrabbiare, raga. Calmi, 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 scagnozzi, calmi, calmi. Calmi, scagnozzi, non vi ho fatto niente. Io sono vostro amico. Sono vostro amico. Sono un collega. Sono un collega, ragazzi. Calmi, per favore. Oh mio Dio. Ci si sono messi anche gli scagnozzi, raga. Vi giuro, mi stanno dando un fastidio clamoroso. Facciamoci le splash. Sono fortissimi. Sono fortissimi. Sono stato eliminato dal mio stesso video. Ma non ha senso. Però quanto è stato divertente, raga. Mamma mia, che challenge. Provatela anche voi perché è divertentissima. Certo, poi non li colpite mai perché si incazzano facilmente.